Benvenuti alla City Roll Arena qui a Anterselva. È una stupenda giornata e la nazionale italiana di biathlon sta effettuando gli ultimi allenamenti in vista dei mondiali di Oslo. Io sono Giulio Gasparin, dietro la telecamera non lo vedete ma c'è Michele Galoppini per sportface.it. Adesso sto bene, finalmente Anterselva che non sono malato, niente, non voglio urlare fuori niente perché non si sa mai cosa capita, però al momento la forma è quella giusta, sta sempre crescendo da gara a gara. Adesso c'è solo da mettere insieme sia tiro che il fondo, poi sono curioso cosa viene fuori, però so anche se sto bene, che faccio quello che faccio negli allenamenti e so dove posso arrivare. Sì, un po' stanchina adesso dopo l'allenamento, però se no sta bene. Sì, è sempre un po' dura perché comunque adesso abbiamo già fatto di nuovo 3 giorni di allenamento pesante e quindi il terzo giorno inizia sempre a pesare un po' di più, anche col tiro fai più fatica perché non sei più così lucida, però sì, penso che siamo molto positivi tutti, quindi. Allora, arrivo motivato, sicuramente voglio dirlo, felice nel mio carattere, dispiaciuto per alcune gare, qualche errore di troppo, non mi hanno permesso di acchiappare qualche risultato positivo, sono convinto che c'è tanto da fare, da crescere, fare tante gare per fare esperienza, però per me l'importante è essere motivati e decisi e su questo veramente non posso dire niente di negativo. Sì, non sono ancora al top perché è da Natale che mi porto in giro un virus che praticamente mi esce quando sono un po' stanca e mi esce il mal di gola, mi sento un po' fiacca, però spero di riuscire a risolvere questo problema fino a settimana prossima e poi per il resto sì, sono fiduciosa e non vedo l'ora di partire. Beh, ovviamente sono molto motivato anche dopo le gare in America, però sì, mi sono goduto adesso le ultime 2 settimane qui a casa, però adesso vorrei tornare un po' sull'origine e concentrarmi di nuovo su di me, perché poi le gare a Oslo saranno importanti e devo stare un po' con la testa al posto giusto. A pochi giorni dal debutto della squadra italiana, ma di tutte le squadre, ai mondiali di Oslo Holmenkollen, che inizieranno il 3 marzo con la staffetta mista, molti parlano di obiettivi, anche perché non ci nascondiamo, l'Italia arriva con delle ottime prestazioni nel biathlon, ma più che le nostre opinioni, ci interessa sapere cosa si aspettano i ragazzi da questa manifestazione. No, l'obiettivo è, come dicevo prima, riuscire a fare una gara dove esprimo quello che so fare, tutto qui, quindi non parlo di risultati, non parlo di posizioni, arrivare a fare due belle serie o 4 belle serie, quindi andare forte sulle sci e poi tutto arriva. Sì, sicuramente ho l'obiettivo di andare sul podio di nuovo, però so anche che io mi metto anche un po' di pressione su di me perché mi aspetto molto e non, cioè, sì, è un bene e anche un male, però sono molto positiva anche. È il primo momento dove veramente non mi sono messo obiettivi, l'unico obiettivo mio è riuscire a combinare veramente adesso il fondo con il tiro, perché all'inizio stagione mi mancava la forma per le malattie eccetera e dopo mi mancava adesso un po' il tiro, che nelle gare di staffette sono sempre riuscito a portarlo. Adesso vorrei solo riuscire a portarlo insieme in una gara individuale, sprint o qualsiasi altra gara, e poi la fattura, diciamo, si fa dopo, perché sono anche sicuro e convinto che lì posso essere lì davanti e lottare con gli altri, perché l'ho fatto vedere anche negli anni scorsi, per quello l'obiettivo è quello per me. Beh, l'obiettivo è sempre far bene il lavoro, però ovviamente l'obiettivo è sempre la medaglia, cioè direi bucie se dico di no, però diciamo il primo obiettivo è il lavoro e poi speriamo che uscirà anche la medaglia. Ma se già tra le donne il livello è molto alto, con diverse ragazze che possono ambire al podio, se non addirittura portare a casa il titolo mondiale, a livello maschile sembra che pur avendo un Furkad che è assoluto favorito in praticamente tutte le gare di questo mondiale, la finestra per una posizione sul podio è aperta un po' a tutti, ed è quello che nel bene e nel male hanno detto sia Ofer che Vindish.
infatti anche lì vedi il livello che c'è, che tipo io che non sono neanche nei primi 30 in quel momento, che devo sempre qualificarmi, sono riuscito a vincere una Master, quindi vedi che veramente i primi 40 o 50, cioè, possono tutti vincere. Ma neanche trova la gara perfetta, è diventato proprio nel circuito maschile già con un errore, in una sprint non hai più la chance quasi di arrivare davanti, perché ci sono circa 20 persone o diciamo 20 maschi che possono vincere anche una gara, perché il tiro è fondamentale, sugli sci siamo tutti strettissimi, vicini. Ogni tanto si fa il quarto, quinto tempo, anche il terzo tempo, però siamo sempre lì a 5, 10 secondi, 20 secondi, è tutto attaccato, per quello deve andare sempre tutto liscio, diciamo, però ognuno ci prova e alla fine dobbiamo lottare fino alla fine. Beh, ormai è anche bello, perché sai, anche quando fai poi il podio, sai che veramente hai fatto qualcosa di grande. Poi gli errori succedono molto veloce e ormai non basta più andare sugli sci, devi anche essere perfetto al tiro, che non è facile, deve essere tutto perfetto. E la forza di queste due squadre azzurre è proprio il senso di squadra che si vince nelle performance in staffetta, dove hanno sempre tirato fuori il meglio di loro, ma anche proprio qui ad Anterselva si può vedere in allenamento questo traino che i ragazzi propongono l'un l'altro e che li spinge a migliorarsi sempre di più. Oh, io sono prontissima, perché mi gasa tantissimo essere in prima frazione, non so perché, voglio sempre dare il cambio non per prima, però vicino là, perché voglio che anche le altre siano in condizioni di fare bene. E quindi a Preskyle sì, è stata positiva, anche se ho faticato a mettere una ricarica perché mi si è ghiacciato il ricordo. Sì, però infatti ero incazzata nera, si può dire. Sì. E quindi poi in piedi ho fatto una raffica e ho detto adesso vado a prendere quello che mi spetta. Porca miseria. Sì, con gli altri ragazzi, da Domenica, Lucchi ed Elo, c'è buon feeling, secondo me è la cosa più importante, oltretutto c'è veramente stima, rispetto, e poi io sono... mi faccio coccolare, anche se ho 24 anni, mi faccio coccolare, però imparo molto da tutti, quindi quello è molto bello. Sì, è secondo me il spirito di squadra che ci fa andare forte, e quello è molto importante secondo me. E quello anche realizzato di vincere questa staffetta a Uchfilz, no? Però lì siamo partiti senza pensiero, senza niente, cioè non sapeva nessuno, non se l'aspettava nessuno sinceramente, no? E sì, quello è stato veramente il colmo, no, è stato bellissimo, però secondo me il spirito di squadra non è che dici bon, adesso voglio lo spirito di squadra e lo fai, deve crescere e arriva da solo, no, è quello, però ognuno fa parte di quello, ognuno della squadra, sia tecnici, atleti e ski man, fisioterapista e tutto. E speriamo che questo spirito di squadra possa far sì che una nuova pagina della storia del biathlon azzurro possa essere scritta a Oslo dal 3 marzo. Per essere sicuri di non perdervi nulla, continuate a seguirci su www.sportface.it.